Scusami, stiamo facendo l'inventario, un attimo. Te la dico io una cosa. La tua famiglia è stata costretta a scappare. Tuo figlio avrebbe potuto fare la tua stessa fine. E invece ha studiato. E i soldi di cui parli non li ha mai visti. Guardati, guardati. Adesso, guardati come stai. Sei sempre tu che crei il vuoto intorno a te. Anche adesso, mai un gesto di pentimento. Nemmeno tuo fratello ti vuole più. Ed è per questo che la semilibertà non te la daranno mai. Ma che cazzo ne sai? Perché ci sono andato a parlare! Non l'hai capito? Sei solo tu che crei il vuoto intorno a te. L'ultima volta che ci siamo visti, mi hai detto che mi avresti portato a pescare. Io ti ho aspettato, ma tu non sei mai arrivato. La settimana dopo ci siamo trasferiti. Mamma era rimasta da sola, rischiava di perdere l'affidamento. Abbiamo ricominciato da capo. Abbiamo dovuto tagliare con tutto. Con te, con il paese, con i tuoi cazzo di amici che ci volevano aiutare. Hai idea di come ci hai fatto vivere? Sai che altro so, eh? Lo sai? Che quello che hai ammazzato abitava di fronte a casa tua. Che al funerale della mamma non ci sei voluto venire per la vergogna di venirci in manette e di incontrarci. Hai una cazzo di vaga idea su come ci hai fatto vivere o non ce l'hai? Cosa c'è? Non ti piace? Eh? Non ti va più di ascoltare? Eh? Eh? Guardami! Guardami, papà! Guardami!